Buongiorno cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Buonasera, scusatemi, per subito mi corregge la mia dolce santa moglie. Buonasera cari fratelli e sorelle e buon 2018 a tutto il popolo della famiglia. Per cui iniziamo subito la nostra odierna puntata alla luce della Gospa, sempre affidando a Maria e allo Spirito Santo che possa scendere con potenza e guidarci in questa nostra diretta, in tutta la nostra vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Veni, Santo Spirito, veni per Maria. Ok, Spirito Santo, riempi il cuore ai tuoi fedeli di questa luce e di questo tempo che il Signore ci vuole donare. Benissimo. Allora, innanzitutto, come dice sempre la mamma, cari figli, noi, come ci ha raccontato, come ci ha detto il nostro segretario nazionale all'assemblea del 30 di dicembre, ognuno ha il suo modo di chiamarsi nelle compagnie varie politiche. Noi abbiamo scelto, anzi è quasi un obbligo, di chiamarci fratelli e sorelle. Perché fratelli e sorelle? Perché lo siamo, come ci ha detto Maria a Giovanni sotto la croce. Ecco tuo figlio, ecco tua madre. E mediante il Santissimo Sacramento del Battesimo noi abbiamo la grazia di essere chiamati figli di Dio, figli adottivi di Dio. Allora io adesso vorrei subito iniziare questo anno con un messaggio della carissima Gospa, della Regina della Pace, la nostra rubrica si chiama La Luce della Gospa, dopo lo scorso anno che era il tempo della Regina della Pace, e sotto la luce della Gospa proprio vogliamo mettere tutti questi nostri umili progetti umani, bassi, piccoli, ma agli occhi di Dio e sicuramente agli occhi anche della Madonna sono grandi cose quelle che noi possiamo fare, no? Quando Gesù ci dice: ogni volta che avete dato da bere a uno di questi piccoli l'avete fatto a me, ogni volta che avete vestito un ignudo avete vestito a me, ogni volta che abbiamo urlato dai tetti per la vita e per la sacralità dell'essere umano, sicuramente il Signore ci dice che noi lo stiamo facendo a Lui. Ama il tuo prossimo come te stesso, ed è un'operazione di preghiera e di umiltà che noi dobbiamo cercare di conquistare. Volevo, visto che il tempo è il suo, affidandole tutto, voglio dire a tutti gli amici, intanto vi ringrazio, a tutti quelli che si stanno mettendo in diretta, di fare un mi piace, un like, un condividete questa diretta e invitate gli amici, che è una puntata come quelle belle scoppiettanti da primo dell'anno. Allora, la Madonna dice il 2 dicembre del 2017, per cui è un messaggio dell'altro mese. Cari figli, mi rivolgo a voi come vostra madre, la madre dei giusti, la madre di coloro che amano e soffrono, la madre dei santi. Figli miei, anche voi potete essere santi, dipende da voi. Santi sono coloro che amano immensamente il Padre Celeste, coloro che lo amano al di sopra di tutto. Perciò, figli miei, cercate di essere sempre migliori. Se cercate di essere buoni, potete essere santi, anche se non pensate questo di voi. Se pensate di essere buoni, non siete umili, e la superbia vi allontana dalla santità. In questo mondo inquieto, colmo di minacce, le vostre mani, apostoli del mio amore, dovrebbero essere tese in preghiera e misericordia. A me, figli miei, regalate il rosario, le rose che tanto amo. Le mie rose sono le vostre preghiere dette col cuore e non soltanto recitate con le labbra. Le mie rose sono le vostre opere di preghiera, di fede e di amore. Quando era piccolo mio figlio mi diceva che i miei figli sarebbero stati numerosi e che mi avrebbe portato molte rose. Io non capivo,
Ora so che siete voi quei figli che mi portate rose quando amate mio figlio al di sopra di tutto, quando pregate col cuore, quando aiutate i più poveri. Queste sono le mie rose. Questa è la fede che fa sì che tutto nella vita si faccia per amore, che non si conosca la superbia, che si perdoni sempre con prontezza, senza mai giudicare e cercando sempre di comprendere il proprio fratello. Perciò, apostoli del mio amore, pregate per coloro che non sanno amare, per coloro che vi hanno fatto del male, per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Figli miei, vi chiedo questo perché ricordiate: pregare significa amare e perdonare. Io vi ringrazio. Abbiamo visto come la mamma è puntuale sempre. Mio figlio mi diceva che i miei figli sarebbero stati numerosi. Mio figlio mi diceva che i miei figli sarebbero stati numerosi. E allora proprio in questa puntata, no? Di essere numerosi, cosa sta avvenendo nel 2017, ormai da 4, 5, 6 anni, in tendenza a scendere, per cui Maria, Regina della Pace, sempre veglia su di noi e ci dà anche degli spunti per l'appunto di riflessione. Stasera noi vogliamo andare avanti come da programma delle nostre dirette di introdurre un tema nella quale fa pilastro il nostro architrave proprio del popolo della famiglia, N come natalità. Allora passo la parola io adesso a... Sì, perché quando andiamo in diretta insieme, non so mai se si ricorda che ci sono anch'io, perché inizia a parlare. Ho fatto solo 10 minuti, e viva il popolo della famiglia, ragazzi, buona campagna elettorale e arrivederci. Questa è la famiglia. Bene, intanto bene. Voglio salutare subito, ho proprio visto, a parte tanti ci amici, scorro, ma dai. Sì, adesso scorro, un momento. Okay. Ho visto Susanna Volpentesta, Giovanna Arminio, che ricambio i saluti, Emanuela. Ma ho visto anche Alessandro Iorio, che tra l'altro siete due persone meravigliose, guarda, mi fai arrossire, grazie, ti Alessandro, ringrazio. E viva il PDF Calabria. Ecco, è proprio questo, stavo proprio vedendo e ho detto proprio questi nomi, perché sono amici del PDF Calabria, che è neonato proprio adesso, proprio in... addirittura di inizio e arrivo della campagna elettorale, quindi proprio sono felice, proprio anche perché le mie radici sono calabresi, e quindi aver fatto fiorire il PDF in Calabria mi riempie il cuore di gioia. Ma proprio perché questa sera dobbiamo trattare l'argomento del programma nazionale, quello adesso ci sarà quell'ufficiale nuovo, ma siamo... quell'ufficiale politico, quello politico è l'archi, nuovo, 26 sì. punti sono l'architrave sì, strutturale sì, sì. del... E ci stiamo rifacendo okay. a quello. N come natalità, abbiamo appena visto nel messaggio che ha letto mio marito Emanuele, la Madonna ha detto, mio figlio mi ha detto che avrei tanti figli, ecco, proprio... Parliamo di natalità e denatalità. Per prima cosa vi leggo proprio il punto del nostro programma, che è N come natalità. Serve una misura forte. Nelle parti più ricche del pianeta si assiste ad una caduta verticale del tasso di natalità, con ripercussioni sull'invecchiamento della popolazione, incapace perfino di riprodursi biologicamente. In più di 75 paesi nel mondo il tasso di fertilità è attualmente al di sotto del livello di sostituzione, cioè 2,1 bambini per donna, necessario a mantenere stabile il livello demografico, cioè siamo sotto questo livello, quindi non siamo più capaci di mantenere stabile il livello demografico. Continua. Siccome la crescita demografica è associata ad uno sviluppo integrale e solidale, una politica natalistica ragionata ma decisa dovrebbe essere al primo posto di una strategia efficace di sviluppo globale. Anziché appunto una politica natalistica ragionata e decisa, abbiamo purtroppo una legislatura che ha prodotto leggi mortifere, quindi siamo in questo momento storico all'opposto di quello che, come sapete, il nostro programma è estrapolato dal compendio sociale della dottrina della Chiesa, quindi siamo all'opposto a livello di politica italiana di quello che dovrebbe essere
una logica conseguenza di un bene per la propria nazione. Continua il programma, anche l'Italia sta inesorabilmente invecchiando, avendo toccato negli ultimi anni il livello minimo di nascite dall'unità nazionale. Per questo parlare di crescita e di uscita dalla crisi senza affrontare il tema della ripresa della natalità è semplicemente miope se non irreversibile. Anche perché, cari amici, se arriviamo a un, siamo già al limite massimo del punto di non ritorno per una crescita demografica adeguata, per non andare veramente in una situazione di irreversibile denatalità, cioè quando non si potrà più far nulla per tornare ad una popolazione capace di sostenere proprio la vita del pianeta. Quindi siamo in un momento di irresponsabilità, guidati da irresponsabili quindi. Le misure finora previste di ordine economico ed episodico non sono assolutamente sufficienti. Di fronte ad una emergenza come questa serve una scelta forte, come quella del popolo della famiglia, forte e aggiungo io chiara, chiara come quella proprio del popolo della famiglia a voler chiaramente enunciare i punti, ma da due anni a questa parte, non ora che si è in campagna elettorale come fanno gli ultimi furbi, no? Che pensano di essere furbi. Quindi la nostra chiarezza e la nostra forza sono state determinate dall'inizio e la nostra forza si ripercuote attualmente nel non volerci alleare e inglobare in nessuna forza politica se non la nostra. Quindi le misure finora previste di ordine economico ed episodico non sono assolutamente sufficienti e di fronte ad un'emergenza come questa serve una scelta forte sia di carattere quantitativo, ad esempio assicurando uno stipendio alle neomamme, e vi racconteremo cosa farà in funzione di questo il nostro movimento Popolo della Famiglia, oppure mettendo a disposizione a chi si deve sposare alloggi a costi calmierati. Oddio, in questo momento non solo ai nuovi sposi, ma anche ai terremotati italiani non viene dato l'alloggio, cioè l'unità abitativa che è alla base della vita delle persone e delle famiglie, sia di carattere qualitativo, ad esempio dando maggiore sostegno alle aziende familiari che assicurano maggiore stabilità economica alle famiglie o prevedendo una riserva di posti nei concorsi pubblici per i candidati giovani da poco sposati. Bene, ho finito di leggere il punto N come natalità che andrò ad estrapolare e approfondire, però proprio in merito, e adesso ti metterai a ridere, ma io lo dico ai miei amici perché noi siamo il popolo della famiglia, io sento famiglia voi anche perché siamo uniti in questo percorso. Per chi ci segue da tanto, ogni tanto vedevate due bellissime gatte qua che mettevano il loro musetto, scrutavano, guardavano. Ecco, è morta una delle mie due gatte, purtroppo, una morte inaspettata, veloce. E io ho riflettuto, perché ho detto, come si fa? Cioè, siccome sto soffrendo di questa morte e nella nostra famiglia si sente fortemente questa mancanza, e stiamo parlando di un gatto, di un animale che ovviamente deve avere il suo ruolo di amore ma anche il suo ruolo di quello che è un animale amato, ma un animale, come si fa a far meno di un figlio? Cioè si trattano peggio i figli degli animali in questo momento storico e culturale della nostra vita. E ora io dico, io conosco il nostro popolo ed è un popolo di persone buone, di persone belle, e so che la maggioranza del popolo italiano ha ben chiara l'importanza della famiglia, è ben chiara l'importanza e l'amore e il valore dei figli. Quindi non facciamoci sottomettere da questa cultura mortifera, non soltanto perché ci vogliono uccidere attraverso le DAT piuttosto che a breve l'eutanasia, ma ci vogliono proprio uccidere nel grembo delle nostre donne, che Madre Teresa di Calcutta ha detto che è il peccato più grave dell'umanità, e tante guerre verranno per questo peccato. E come ha detto Krijan, che è il traduttore ufficiale del veggente Ivan, quando gli hanno chiesto come mai la Madonna di Civitavecchia piangeva lacrime di sangue, Krijan ha detto chiaramente per l'abominio dell'aborto.
Non dimentichiamo che San Giovanni Paolo II, in Evangelium Vitae, ha denominato l'aborto abominio, sia anche Crigian ha riconosciuto nelle lacrime di sangue della Madonna di Civitavecchia l'abominio di questo sangue, di questi martiri innocenti. Oltretutto, ritornando alla morte del mio gattino, soffro perché vedevo in lui un essere indifeso. Ma come non si può pensare all'essere indifeso per eccellenza, cioè il bimbo nel grembo di una donna, nel grembo di una madre? E come fa, come ha detto Madre Teresa di Calcutta, come si può pensare a una società di pace e di amore quando è la madre stessa, il genitore stesso o il padre che uccide il proprio figlio? Come ci possiamo aspettare amore dal prossimo se il prossimo più immediato, se il prossimo, quel prossimo che dovrebbe amare e tutelare la vita della propria vita, riesce ad ucciderlo? Ecco, tu cosa ne pensi, Maritino? Penso che il silenzio degli innocenti, cioè l'omicidio da Erode, non si è mai fermato. Stiamo vedendo che adesso, in questo momento storico, dove Maria Regina della Pace, in un messaggio di gennaio del 2000, ha detto consacratevi, pregate e consacratevi tutti i giorni al mio cuore immacolato, perché Satana, sciolto dalle catene, sta facendo attacchi violenti. E noi lo stiamo vedendo, gli attacchi che Maria Regina della Pace ci dice sempre sono sui giovani, sulle famiglie e sui sacerdoti, perché per spaccare una società, se si arriva a intaccare questi tre elementi di società viva, di società pura, di quello che il cristianesimo con i benedettini ha riformato la civiltà dopo la caduta e l'implosione dell'impero romano, e per cui i sacerdoti sono quelli che dovranno tenere la fede retta, che dovranno mantenere la fede per noi, e sappiamo benissimo che uccidere un bambino agli occhi di Dio è un abominio. Allora, io mentre che scorrevo volevo salutare anche gli amici proprio che si stanno agganciando a noi, abbiamo per cui Melania Gandolfo, Terence, Crisby, da Kivanok, sarà un paese sull'est, Pietra Cirasola, Aurelio Gallo, Rosa Eleonora degli Osposti. Erano Pietro ed Aurelia, amore. Aurelia Gallo sta guardando. Aurelia e Pietro, hai detto Pietra e Gallo. Giovanna Arminio, permettimi di ringraziare Angela per il lavoro splendido che sta facendo in Calabria. Grande squadra e spirito di servizio. Scusa, adesso mi intrometto. Giovanna, sto lavorando benissimo e felice, e sono anche felice della tua presenza. Benissimo, no, la Calabria ha risposto bene, grazie a Dio, poi ne parleremo delle prossime puntate. Il PDF ormai, come voi sapete, amici, praticamente si stanno chiudendo le liste a momenti dei candidati al Senato e dei candidati alla Camera della Repubblica, per cui in tutto i collegi siamo presenti, siamo riusciti a formalizzare il tutto quanto. Adesso c'è la grande raccolta di firme, dobbiamo raccogliere 25.000 firme su tutti i collegi. Però aspetta, saluto ancora un attimo e poi ti do Rosa Eleonora degli Sposti. Ciao Angela Emanuele, Pietro Cirasola, sono della provincia di Bari, come posso aiutare il PDF nel diffondere il tuo messaggio? Ti mando poi sotto l'indirizzo il numero di telefono di Nicola Quatraglia o di Enzo Fortunato, uno dei due ti aiuterà sicuramente a metterci il tuo aiuto, che è fondamentale e importante. Giuseppe Focone ringraziamo per la stesura con Fabio Torriero e Buonaiuto e Giuseppe Brienza, la stesura del programma politico, per cui stiamo parlando che i 26 punti strutturali rimangono come struttura portante del popolo e famiglia, e oggi sta venendo a breve in mano al direttivo nazionale per vedere, per l'appunto, il programma politico da presentare proprio per la campagna elettorale che si deve presentare con le firme. Salutiamo Jaunaris Sanatoris,
No, dice: sono Fra Nino da Noto, Dio vi benedica, avanti con Gesù e Maria. Oh, che Dio grazie. Benedica lei, Fra Nino. E grazie per la ed benedizione. È una grande grazia. Stia vicino alla sorellina Giovanna Arminio, che ha avuto questa fortuna di venire a Noto e di incontrarla e di conoscerla. Io le faccio tanti auguri invece per la sua associazione, che è in prima linea a combattere contro proprio la pedopornografia, per cui sappiamo bene dei suoi lavori, sappiamo bene l'impegno, e noi Popolo La Famiglia siamo a fianco anche a Fra Rino in questa battaglia epocale. Irene Staiano lo salutiamo, un abbraccio. Antonino Soriato, Gio Campo, Graziano De Lei, una domanda provocatoria: ma chi viene in Italia non deve adeguarsi alle leggi, religioni e tradizioni del paese, come se una persona viene dall'estero, per esempio, vuole cambiarci i colori della bandiera, perché continuiamo più noi o loro? Perché vogliono toglierci il Natale? E perché noi abbiamo abbassato, non le nostre difese, abbiamo venduto, svenduto, abbandonato la nostra dignità, le nostre radici, la nostra cultura, svendendola praticamente piano piano ci siamo liberati di queste cose nella parola del modernismo, nella parola del relativismo, ma adesso sappiamo che c'è un popolo intero che sta emergendo, si sta facendo forza l'un con l'altro. Chi ha avuto Graziano De Lelli, se tu sei stato all'assemblea a Roma, ti posso garantire che vedere una sala da 400 persone, di 400 posti, essere più di 550 e passa persone il 30 dicembre alle 11:30 e vedere la gioia e i sorrisi e la forza di energia positiva, perché tutti quanti siamo spinti da un unico ideale: cambiare questo paese per noi, ma soprattutto, anzi, diciamo il 100% è per i nostri figli, i nostri nipoti e i posteri di questo popolo meraviglioso che è il popolo italiano. Sei zitto un attimo che devo dire una cosa adesso, perché, fermo. Giovanna dice Giovanna Arminio, che è felice come a collaborare con lei. Scusami Giovanna, io mi saluto e me ne vado. No, ti voglio bene Giovannina, sei un caterpillar e il Signore aveva bisogno di te. Ti ricordi quando parlavamo, ma come avviene, cosa succede quando avviene la conversione? Come si ferma? Non trovo il pulsante per spegnerlo. No, perché Giovanna sta, è proprio in questo momento testimone, di una sua conversione che lo già so, iniziato. Ma mi un fai po'... dire due parole un attimo, proprio in funzione di Giovanna Arminio che dice: gioia enorme Angela, che ricambio veramente a cuore pieno, e la voglio dire prima che mi dimentico. Giovanna mi ha fatto venire in mente quello che voglio dirvi adesso, per quello stavo cercando di stoppare mio marito, vai. Perché scusa mio amore, ma figurati, e questo, Giovanna mi ha fatto venire in mente il motivo per cui io sono scesa in Calabria e poi questa Dio incidenza, perché non esistono, amici, le coincidenze, come ha detto un caro amico sacerdote, ci sono solo Dio incidenze, e nella Calabria, amici, io veramente ho visto una grandissima, enorme Dio incidenza. Perché? Perché il PDF Calabria nella mia vita è legato indissolubilmente a due argomenti: famiglia e vita, e vi spiego perché. Io, va bene, le mie origini sono calabresi, io ho sempre amato la Calabria, ho amici, ho tantissimi amici in Calabria, ho fatto le vacanze in Calabria e da sempre sono cresciuta dall'elementare, insomma, sempre in Calabria, e quindi per me la Calabria nel mio cuore ha uno spazio grande e particolare, ma non mi sarei mai poi immaginata che sarebbe successo quello che sta succedendo ora. Mi sono ritrovata 2 mesi fa con una notizia improvvisa: mia madre gravissima in fin di vita. Quindi mia madre mi ha generata famiglia, io ho sentito il richiamo forte del legame della mia famiglia che mi ha amato e che amo e che ringrazio Dio di avere e di essere stata generata da un uomo e da una donna e di aver ricevuto da loro entrambi gli insegnamenti di amore e di saggezza che solo una donna, una madre può dare, e gli insegnamenti di forza e di giustizia che solo un padre può dare. Ecco, mi sono ritrovata a scegliere se in quel momento era opportuno che io scendessi in Calabria a trovare mia madre grave. Ovviamente
per chi ama la famiglia, per chi rispetta i propri genitori. Seppur io qua in Torino, in Piemonte, avevo tanto da fare per il popolo della famiglia, non ho messo avanti un interesse privato e personale, ma ho messo avanti la verità, l'amore, la giustizia. Il mio ruolo, la mia presenza in quel momento doveva necessariamente essere vicino alla mia famiglia. Quindi sono scesa in Calabria per accudire mia madre. E trovando mia madre un caso grave di paziente, non mi è venuto in mente di chiedere le DAT, disposizioni anticipate di trattamento, piuttosto che l'eutanasia, ma io ho pensato, per me DAT, disposizione anticipata di trattamento, equivale a Dio ama tutti. La mia DAT di Angela Ciconte, attivista del popolo della famiglia, non è disposizione anticipata di trattamento, ma è Dio ama tutti. E se noi ci fidiamo di Dio, e se noi amiamo, ma soprattutto ci sentiamo amati da Lui, perché sentiamo la Sua presenza, e quella presenza noi la percepiamo attraverso, come ci insegna Maria Medjugorje, attraverso la preghiera, non può esserci una DAT come il nostro Stato ci vuole insegnare, e non ci può essere una famiglia come, che non è famiglia, è unione civile, non ci può essere quella finta famiglia intesa come lo Stato ci vuole imporre. Ecco, io, attivista del popolo della famiglia, mi sono trovata in Calabria ad accudire una madre malata, scegliere la vita per lei, accudirla, sceglierla finché Dio gliela dona. Infatti il mio unico pensiero non era mettere al capezzale di mia madre un radicale, come ho letto su Facebook da poco, un radicale a chiedere le sue ultime disposizioni, ma il mio pensiero è stato quello di chiamare un sacerdote per impartire a lei l'unzione degli infermi, e poi si è anche leggermente ripresa, ancora viva, e vediamo anche come Dio traccia strade dritte su dritte su strade storte, perché poi da un male, cioè la gravità di mia madre, è nato un bene, perché trovandomi in Calabria, essendo un attivista del movimento, mi sono anche guardata intorno in quei pochi momenti liberi che avevo, ho detto, ma perché non fare conoscere il popolo della famiglia anche in Calabria? E da lì Dio ci ha aiutati ed è nata una scintilla incredibile a Cosenza, e lì ci siamo trovati veramente in grande amicizia con tutti gli attivisti, con l'aiuto di Giovanna, Alessandro, tutti gli altri che da Reggio a Vibo, a Decollatura e a Cosenza, ecco, si sono uniti in questa forza e in questo cammino. Vai avanti. Appunto, ma questo è grazie a Dio, perché un popolo a famiglia è un popolo, e noi, come voi sapete, non siamo i puri e i duri di cuore, i puri di cuore, limpidi, noi siamo dei cristiani, noi in particolare cattolici apostolici romani, seguiamo la Santa Chiesa, seguiamo quello che è avvenuto nell'incontro con Cristo. Cristo ha detto: andate, portate il mio Vangelo fino ai confini del mondo. La nostra azione apostolica, la nostra azione evangelica da 2 anni si è noi trasformata, ma si è completata praticamente con la polis, con la politica alta. Noi ci siamo sempre occupati dei poveri, delle mamme che desideravano abortire, e noi, con il supporto minimo economico e supporto soprattutto morale, abbiamo fatto, Dio grazie a Dio, far nascere molti bambini. Sapete, Paola Bonzi è una del centro aiuto alla vita del Mangiagalli di Milano, dove ha fatto nascere tantissimi bambini, ha dato supporto a tantissima gente, ed è candidata nelle liste del popolo della famiglia. Abbiamo, senza nominare i nostri soliti, Alberto Cerutti per la vita, Angela Ciconte, presidente del centro aiuto alla vita, Giorgio Celsi, siccome la sua è Ora della Bora, la dottoressa Luciana De Mari, che sappiamo quanto Silvana De Mari, quanto si batte per la vita, quanto si batte per l'amore che lei ha verso il prossimo. Certo, è la cosa interessante e importante che dice la dottoressa Silvana De Mari, perché chi non condivide
la politica dell'aborto deve con i propri soldi finanziare l'aborto. Allora è giusto, secondo quello che dice la dottoressa Silvana De Mari, e io questo pensiero lo condivido, è giusto che chi fa questa scelta di morte lo debba fare in toto, fino in fondo, anche spendendo dei propri soldi. Bene. E non utilizzando fondi dello Stato. Bene, però per come ha detto il nostro presidente, se domani mattina noi andremo alle elezioni avremo il 51% per poter governare, e chiederemo subito l'abolizione della 194. Però logicamente dobbiamo essere realisti, con i piedi per terra. Il nostro intento e nel nostro cuore c'è il desiderio e il progetto di abolirla la 194, ma sappiamo benissimo, con le nostre forze, che potremo andare a fare l'ago della bilancia in Parlamento su temi etici, e di qua non si passerà, ma a ritroso, per cui andare ad abolire delle leggi già consolidate nel paese, la battaglia è più ardua, ma noi con questo non ci fermeremo, perché per noi la vita è sacra, dal concepimento alla morte naturale. E come dice Emanuela Pongiruppi, tutti insieme ce la faremo. Cara, mi raccomando, cara, tutti insieme dobbiamo fare un passaparola, perché il popolo della famiglia deve superare il 3%, in maniera che andiamo lì dove stanno facendo queste leggi mortifere, andiamo a capovolgere tutto questo sistema veramente folle. Bene, Maria Pia Pattolini ci saluta. Pettolino: Giovanna Armini, un caterpillar di 48 kg, non hai idea cosa può fare un caterpillar di 48 kg. Qua ce n'è uno del doppio. Stefano Gergardini: ciao Emanuele, scusami, Alessandro Cocco: ciao ragazzi, Emanuele come stai? Angela, ti ho mandato un messaggio su Messenger, Alessandro ti risponderà sicuramente. Vado a cercarlo. Lucia Tralongo, grande Lucia. Parte del amica. Direttivo e spalla destra del popolo della famiglia Torino. Padre fratello Rino: sono vicino a Giovanna, che a sua volta con la sua famiglia aiuta me, i fratelli e sorelle meno fortunati di questa zona. Pace fra Rino, siamo uniti nella preghiera, e so di cosa parli, perché abbiamo avuto questa grande fortuna di poter aiutare delle persone in difficoltà, e sappiamo quanta gioia si dà nel dare più che nel ricevere. Cecilia Maria Biancarelli ci saluta, Vito Di Lorenzo, Cerraro Laura. Ragazzi, siamo in tantissimi, condividiamo questa diretta, così almeno la facciamo entrare nelle case di nostri amici. Dobbiamo essere diffusori di questo messaggio fantastico, che è finalmente è nato un soggetto politico di ispirazione cristiana a confessionale, ma diciamo che la base, la parte dirigenziale, molti militanti sono tutti, vivono tutti questa realtà, fede e politica. Se c'è un deputato cattolico o un cattolico deputato, beh, io sono più sul cattolico deputato, poi vedremo un attimino quando ci approfondiranno questo studio, che ormai è uno studio che dura da 30 anni. Voglio leggermi solo questo messaggio e poi lascio la parola di nuovo ad Angela, ma proprio per dare il senso a questo nostro parlare, dietro di noi abbiamo la Madonna di Ticalina, che è la Madonna praticamente che è stata fotografata e quella più vista in giro per il mondo, no? Tantissime di queste immaginette dopo l'apparizione di Maria vengono benedette anche dai sacerdoti e dati ai tutti i pellegrini da portarla a delle persone che magari hanno un po' di sofferenza. Ed è bello quello che la Madonna ha detto in un messaggio: io vi benedico con la mia benedizione materna, ma la benedizione dei miei figli sacerdoti è la benedizione di mio figlio Gesù in persona. Perché, come diceva Santa Caterina da Siena, ogni sacerdote è un Cristo in terra, il Papa è un Cristo in terra. Messaggio del 25 febbraio del 2005. Cari figli, oggi vi invito ad essere le mie mani tesi in questo mondo che mette Dio all'ultimo posto. Voi figlioli, mettete Dio al primo posto nella vostra vita. Dio vi benedirà e vi darà la forza di testimoniare il Dio d'amore e di pace. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Figlioli, non dimenticate che vi amo con amore materno. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Questo messaggio, pensiamo solo alle prime parole che ha dette. Oggi, cari figli, oggi vi invito ad essere le mie mani tese in questo mondo che mette Dio
all'ultimo posto. Noi stiamo facendo questo, stiamo mettendo le mani, ci stiamo mettendo la faccia, ci stiamo mettendo la nostra vita, tutto per la gloria di Dio e per la sua Santissima Madre. Bene, guarda, visto che stavi leggendo il messaggio, io adesso volevo parlare dei messaggi alla fine, ma invece mi aggancio a quello che ha detto adesso mio marito. Questa sera volevo, non sapevo, perché noi non ci prepariamo insieme alle dirette, ognuno pensa cosa vuole dire e poi scopriamo qua cosa dice l'altro, non sapevo che lui leggesse tutti questi messaggi e mi ero fatta un po' una ricerca, ho detto voglio capire Maria che cosa dice quando si parla di figli, visto che l'argomento era natalità, no? E la prima cosa che mi è saltata all'occhio è che Maria inizia ogni suo messaggio con cari figli. Quindi lei si rivolge ad ognuno di noi proprio appellandoci da madre a figlio, non con una maternità surrogata, sia ben chiaro, ma con una maternità concepita. E quindi l'altra cosa che poi mi ha stupita grandemente è che ho scoperto proprio questa sera, perché stavo facendo questa ricerca, che nei messaggi di Medjugorje per 934 volte, in 934 messaggi, si trova la parola figli. E ho analizzato anche gli ultimi due messaggi, ci sono dei punti proprio fondamentali e focali proprio su questo argomento della figliolanza, no? Ho guardato il messaggio del 25 dicembre dato alla veggente Maria, no? Perché in questo messaggio Maria, oltre ad iniziare con cari figli, prosegue e dice: oggi vi porto mio figlio Gesù. Quindi proprio questa maternità, no? Noi siamo i suoi figli e suo figlio, il frutto del suo grembo, è suo figlio Gesù. Quindi questa figliolanza ben definita, chiara, che ci viene trasmessa da colei che è la madre per eccellenza, la madre di tutte le madri. Sono andata poi anche sempre il 25 dicembre, la Madonna Maria ha dato il messaggio al veggente Jacopo, naturalmente inizia sempre con cari figli, e ha detto un'altra grande verità, tra le altre parole che ha detto in questo messaggio, dice: il peccato vi impedisce di aprirvi completamente alla grazia e alla pace che Dio desidera donarvi. Quindi ci ha parlato di peccato, perché la più grande astuzia del demonio di questo secolo è quello di far credere che non c'è peccato. Quindi se non c'è peccato, ognuno può fare quello che vuole, come vuole, e soprattutto se non c'è la più grande furbizia del demonio è stata quella di far credere che lui non esiste. Di conseguenza, se non esiste lui, non esiste il peccato, di conseguenza ci ritroviamo a fare leggi che non rispettano le leggi di Dio. Ma Maria ci richiama in questo messaggio alla memoria del peccato, perché ci dice: il peccato vi impedisce di aprirvi completamente alla grazia e alla pace che Dio desidera donarvi. Cioè, quando tutti quegli uomini dicono: ah, c'è la guerra, Dio dov'è? No, siamo noi che vivendo nel peccato non diamo spazio alla grazia di farci vivere quella pace che Dio ci vuole donare. E oltretutto ci dice Maria: per vivere la pace, figli miei, quindi ci insegna anche come fare, ci dice cosa ci toglie la pace, cioè il peccato, ma ci dice cosa fare per avere la pace. Per vivere la pace, figli miei, dovete avere innanzitutto la pace nei vostri cuori ed essere abbandonati completamente a Dio e alla sua volontà. Abbandonati completamente a Dio e alla sua volontà significa che se Dio ci dona un figlio, non dobbiamo abortirlo. E se abbiamo un ammalato grave, dobbiamo abbandonarci alla volontà di Dio e trarre da quel male un bene, un frutto di salvezza vivifica del malato e di noi stessi, perché non commettiamo quel peccato che ci toglierebbe la pace, ci farebbe vivere in grazia di Dio. E quell'abbandono alla volontà di Dio non ci fa chiedere le DAT, ma ci ricorda che Dio ama tutti, e quindi sappiamo perfettamente che se Dio sta dando quella prova, quella croce, è sicuramente il bene migliore in quel momento per noi. Perché sicuramente attraverso quella sofferenza tanti fratelli si salveranno. Quante volte Visca
ha sofferto per tutta l'umanità, per la salvezza dell'umanità. Addirittura sua madre una volta le ha detto, dopo tante sofferenze, voi saprete, immagino che Visca è la più sofferente fisicamente parlando tra tutti i veggenti, ma lei accetta con gioia ogni sofferenza, perché sa che attraverso la sua sofferenza, che abbiamo imparato attraverso le sofferenze di Gesù, che più di tutti sulla croce ha sofferto e non ha chiesto di anticipare la sua morte, ma ha bevuto fino all'ultima goccia il suo quel calice amaro, e ha detto a suo padre: se puoi allontana da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ecco, questo stesso calice dobbiamo berlo, ognuno di noi deve capire che abbracciando la croce, che sia la forza di andare avanti, e si alleggerisce anche quel carico, non diventa pesante quella croce. E allora, quando abbiamo dei malati terminali, anziché invocare le DAT, ricordiamoci che Dio ama tutti, e allora stiamo vicino al malato, e se quel malato ha la presenza di un familiare aiutato dallo Stato, che non impicca con stipendi da fame che vietano, non rendono possibile magari l'assistenza a tante famiglie, o magari quel malato ha bisogno di cure palliative, ha bisogno di non soffrire, ma non soffrire togliendo il dolore, non facendogli quella puntura che lo manda al creatore prima del tempo. Ecco, se noi ci abbandoniamo alla volontà di Dio, troviamo la nostra pace, la pace dei nostri malati, che muoiono in pace, non muoiono con quella falsa dolce morte, che dolce morte non è per niente, perché l'unica dolce vera morte è la morte che si fa in unione a Dio. Perché si parla nell'ultimo momento dell'agonia della morte, attraverso cui tutti dobbiamo passare? Allora prepariamoci ad affrontare l'agonia della morte, ma non con leggi mortifere e non andando dallo psicologo che è sostituito al sacerdote. Confessiamo le nostre colpe sul letto di morte, anche prima magari, per non arrivare proprio all'ultimo, che magari moriamo all'improvviso e non abbiamo il tempo. Ecco, ricordiamoci che non c'è lo psicologo che ci salva, ma c'è un sacerdote. Portiamo rispetto ai sacerdoti, perché solo loro ci possono dare la vita eterna attraverso il sacramento del perdono, perché quel dolore che quegli ammalati terminali non riescono a sopportare, magari perché non sono abbastanza amati o abbastanza seguiti o abbastanza curati, quegli ammalati che tentano di allontanare quel dolore, poi sarà Dio a giudicare, certo. Ma chi muore nel peccato avrà un dolore molto più pesante per l'eternità. Allora forse è meglio accettare un dolore passeggero, come dice sempre Visca. Qua noi siamo passeggeri, no? La nostra vita è come un filo d'erba o un fiore: al mattino sboccia al sole, alla sera muore, appassisce, ecco, mentre la vita eterna è veramente per l'eternità. Allora concentriamoci su quello, concentriamoci sulla bellezza della vita eterna e capire come fare per averla, non di certo facendo leggi da demonio, perché in Parlamento ci sono demoni che stanno legiferando, e in Parlamento dobbiamo entrare persone di preghiera per portare le leggi di Dio attuate sulle leggi dell'uomo, perché solo così ci sarà il vero bene della persona, del popolo italiano. Ma un popolo che deve crescere, che deve nascere, non un popolo che deve decrescere, come sta avvenendo da 3 anni a questa parte, è destinato a morire o a essere sostituito. Perché va benissimo l'accoglienza, ragazzi, un'accoglienza sostenibile, ma non un'accoglienza che ci butta fuori di casa nostra. No, noi dobbiamo amare le nostre radici, amare la nostra casa. Quindi noi dobbiamo fare un'accoglienza con le nostre radici, con il nostro popolo e con i nostri usi e costumi, perché chi viene qua, che è tradizioni, chi viene qua ed è accolto, perché noi siamo un popolo accogliente, noi accogliamo anche gli omosessuali. È inutile che ci vogliono dire bullismo o comunque che il popolo della famiglia è un movimento omofobo. No, noi amiamo gli omosessuali, indichiamo la strada giusta per la loro salvezza e per la loro salute. Quando la De Mari si è beccata una denuncia, ha cercato di dire quali erano i problemi
di salute a cui incorrono coloro che hanno atti sessuali contro natura, ecco, abbiamo uno Stato che con i media vogliono dire la menzogna, ma che noi, come dico spesso nelle mie dirette, dobbiamo usare il cervello. Dobbiamo capire, dobbiamo filtrare le informazioni e capire quando ci viene detta la verità dalla menzogna. E come ci insegna la Bibbia, c'è la cultura e c'è la saggezza. Uomini colti che non sanno cogliere la verità perché gli manca la saggezza, ma la saggezza ce la può dare solo Dio attraverso la preghiera. Di tu qualcosa ora. Vado avanti con Roberto Bruno, che ci dice che per l'appunto la politica è una forma alta di carità, è una delle forme più altiche, se abneghi a te stesso e queste operazioni, cioè il lavoro che metti a disposizione è del popolo. Vito Di Lorenzo, ciao Angela Emanuele, bellissima coppia, Dio vi benedica, benedica anche a te, benedica amore. Anche a te. Simone Diali, lo salutiamo, Irene Staiano, Giovanni, beata il tuo caterpillar. Roberto Carelli, Don Roberto, un altro sacerdote, ringraziamo anche per queste presenze dei santi, dei sacerdoti che ci guidano, che ci accompagnano in questo cammino. Noi, come vi ho già detto, siamo semplicemente delle persone che stanno sentendo questa chiamata nell'agone politico. Per metterci la faccia e per poter riportare un attimino, per poter riportare i valori della nostra cultura, la radice giudaico-cristiana, è quello che è. Voglio salutare il grande Emanuele Coltiletti, Nicola Bivona, vi stimo molto e condivido tutto. Raffaele Scornavacca da Cosenza, c'è Adelante. Adelante. Fratello Raffaele, presto ci vedremo, così iniziamo a chiudere tutto quello che dobbiamo fare. Ciao Emanuele. Simone Diali, ciao Emanuele, mi dice: aprirsi a tutte le sensibilità che considerano la famiglia, cellula fondamentale della società, il tutto al di là dell'appartenenza religiosa. PDF Bergamo ha avuto l'appoggio dei distributivisti. Il nostro messaggio è razionalmente appetibile e tante altre realtà. Allora, caro Simone, devi capire questo, e cari amici, noi perché abbiamo questa difficoltà oggettiva dell'inizio del nostro cammino? Perché siamo in un sistema dittatoriale, c'è una dittatura del pensiero unico, per cui c'è un regime che è il governo, che è al governo a capo, che ha in mano per tutti i mass media. I più grossi mass media nazionali sono a capo del governo, altri alla forza di opposizione, sappiamo Berlusconi, per cui noi veniamo censurati totalmente. Da 2 anni chi ha iniziato a fare il cammino dall'11 marzo 2016 alle cartine geografiche sa di che censura stiamo vivendo. Non è un problema, adesso piano piano, per cui noi sappiamo questo, che ci conoscono 2 persone su 10. Il nostro modo è piccoli cenacoli, 7, 8, 10 persone, si informano gli amici. Questi amici, chi prenderà a cuore questo messaggio del popolo della famiglia per riportare i valori in Parlamento, e non ci alleiamo perché hanno già dato tutto, l'abbiamo già giocato, visto 25 anni che viene questa proposta di essere sale negli altri partiti. Non si è riuscito, si è fallito. Allora questa è l'ultima opportunità che si ha per portare il sale di Cristo, il sale, il lievito, il buon lievito nel Parlamento. Allora Cecilia Maria Biancarelli, ho provato a insistere con una persona per il voto e mi ha detto che voterà a centrodestra e vuole fidarsi così, e il marito invece per la prima volta voterà 5 stelle, mi ha detto che siamo 4 gatti, dove andiamo così, e noi non ci interessa essere in tanti, ognuno dia il voto a chi vuole darlo. Sappiamo invece che noi dobbiamo raggiungere il 3%, siamo in una buona situazione. Vi posso garantire che io conosco bene tutto il territorio nazionale, perché come stiamo chiudendo le liste, per cui sono in contatto con tutti gli amici come dirigente nazionale, e vi posso garantire che siamo messi molto bene. C'è da sperare, pregare, e i nostri 5 pani e 2 pesci noi li consegniamo a Dio e facciamo che Lui possa fare la moltiplicazione, come già avvenne e come già ha fatto per sfarmare 5.000 uomini. Ma non solo, ragazzi, si parla tanto del voto utile.
Ragazzi, dobbiamo capire che il voto utile è quel voto che ci farà superare il 3% per entrare in Parlamento, essere quel granellino che andrà a bloccare questa macchina infernale. E il vero voto utile è quello utile alla mia coscienza, a poter dire un giorno a mio figlio: io, tuo padre, io, tua madre, non ho accettato questo scempio. Io mi sono battuto per te, perché io non ti voglio lasciare in eredità un futuro di macerie. Io ti voglio dare un futuro bello, vitale, gioioso, luminoso. E per quello io, ad esempio, voglio ancora dirvi che cosa farà il popolo della famiglia appena entrerà in Parlamento. Non aprirà le case chiuse, come vogliono fare alcuni, che quello è papponaggio di Stato, e non vogliono nemmeno promettere cose inesistenti. Ad esempio, adesso parlano tanto, no, del reddito di cittadinanza, il Movimento 5 Stelle, la sinistra, quella dura e pura, oppure adesso addirittura anche Forza Italia, Berlusconi. Ma che cos'è il reddito di cittadinanza? Ce l'ha spiegato bene il nostro avvocato Gianfranco Amato. È fantascienza, perché con il reddito di cittadinanza vorrebbero dare 500 euro al mese a 50 milioni di abitanti, cioè quelli maggiorenni, per un totale di 300 miliardi, che sarebbe quasi il 20% del PIL nazionale. Queste sono fandonie. Invece sarebbe più fattibile, plausibile, il reddito minimo garantito. Sì, perché quello è selettivo, è garantito, è a particolari condizioni, però insomma, niente a che vedere con il reddito di maternità, che è quello che proponiamo noi, popolo della famiglia, che altro non è che uno stipendio mensile di 1000 euro a figlio per ogni donna che liberamente sceglie di voler crescere i propri figli. Io, donna lavoratrice, mi ritrovo a 52 anni, guardarmi indietro e dire: mi hanno rubato la vita. Per cosa? Ho corso una vita, non ho vissuto in fondo, a fondo, nulla, per prendere un misero stipendio, che con una mano me lo hanno dato e con due se lo sono ripresi con l'interesse. Ecco, noi, popolo della famiglia, vogliamo dare l'opportunità alle donne che vogliono, donne sposate, che a crescere i propri figli dando loro 1000 euro al mese. E così, perché donne sposate? Perché in questo modo consolidiamo due cose: la famiglia e il tragico tasso di denatalità italiano. E allo stesso tempo vi diciamo anche come possiamo avere quei fondi. Addirittura ci rimarrebbe la differenza. Quei fondi sono gli stessi fondi, udite udite cari amici, ha fatto questa dettagliata analisi l'avvocato Gianfranco Amato, sono gli stessi fondi che la Ragioneria di Stato ha certificato per la cosiddetta legge Cirinnà sulle unioni gay. Quindi, cari amici, noi, popolo della famiglia, con i fondi che la Cirinnà trova ogni anno per la comunità gay, noi faremo delle politiche a favore della vita, della famiglia e del lavoro, perché dove c'è vita e c'è famiglia ci deve essere necessariamente lavoro, non come quei nostri giovani che devono, dai 25 anni in su, devono emigrare all'estero. Noi prendiamo gli emigranti e facciamo emigrare i nostri, e così avviene questo travaso, questa mescolanza di popolo che non vogliamo noi, ma vuole qualcun altro al di sopra di noi, perché il vero aiuto va fatto là dove le persone hanno problemi. Quindi questi migranti che arrivano qua devono essere aiutati a casa loro, lì devono far crescere il PIL, perché se tolgono la forza giovane, la forza lavoro in quei territori e la portano qua, vuol dire che vengono a figliolare qua, cari amici. E figliolando qua stranieri avremo un popolo meticcio, non sarà più il popolo italiano puro. E perché tutto questo? Perché permettiamo tutto questo? Non permettiamolo, diamo il voto utile al popolo della famiglia, che quel voto utile, il 3% per entrare in Parlamento, a fermare tutto questo. Bene, benissimo. Vai. Allora, adesso siamo a conclusione della serata, per cui passeremo il testimone a poco di meno che al nostro caro generale, l'avvocato Gianfranco Amato, stasera. E da quelle notizie che ho, che farà una puntata di Liberamente, perché il momento è molto caldo, per cui ci spiegherà tante cose. Collegatevi con la pagina dell'avvocato Gianfranco Amato fanpage, così almeno seguiremo quello che il generale ci vuole dire.
due piccoli accorgimenti tecnici. Adesso stanno arrivando le chiusure delle liste, per cui ragazzi organizziamoci tutti quanti sui territorio per la raccolta delle 450 firme per ogni collegio, sia alla Camera che al Senato. È inutile che vi do regole che tanto le sappiamo tutte. A noi la battaglia e a Dio la vittoria. E io voglio lasciare questa serata sempre con una preghiera a Maria, proprio perché sia lei la guida e sia lei la nostra madre che ci porta in braccio, che lei dove vorrà noi andiamo, per cui siamo disponibili il 100% totus tu, tutti suoi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca. Cari fratelli e sorelle, ci vediamo mercoledì prossimo. Avanti tutta, adesso saranno 52 giorni al 4 di marzo, per cui schiena dritta, testa bassa, uniti a conquistare Roma. Noi facciamo la nostra parte e ognuno di voi faccia la propria. Diffondete il più possibile la notizia, questa buona notizia che è nato questo movimento che vuole aiutare veramente la famiglia, la vita, no gender nelle scuole, ma soprattutto e anche tutte le persone in difficoltà, perché bisogna mettere al centro l'uomo, bisogna fare una nuova politica, ma veramente questa volta, non col vaffa, coi valori, mettendo al centro l'uomo e i suoi bisogni. E questo si può fare soltanto se fiamma di un amore più grande. Noi vi supplichiamo proprio con il cuore in mano, dateci una mano tutti quanti. Ciao fratelli e sorelle. Ciao a tutti.